se tuo figlio ha un cuore rosso-nero come il suo papà, allora non perdere l'occasione di farlo partecipare al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che anche tu avresti voluto fare alla sua età. Sport Eventi collabora da anni col Milan per organizzare camp estivi che ogni anno accolgono ragazzi dai 6 ai 16 anni da ogni parte del mondo, in suggestive location come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e Altopiano di Asiago. E allora non perdere questa occasione. Vai sul sito www.sporteventi.com e iscrivi subito tuo figlio. Il clima sta cambiando. Ogni strada nel mondo è in continua evoluzione. Con Kumho Tire non hai nulla da temere. Non c'è strada che non puoi affrontare. Passa a Kumho. Tu non sai che fare, sintonizzati con Lunch Press, il programma che ogni giorno aiuta a vincere lo stress. È Lunch Press. Al microfono il pilota è Maturo Edoardo, tutti i giorni a fianco a lui c'è Menini Leonardo, che sarebbe il copilota e quindi porta anche il casco. Maturo ha un vaso da fiori per bere la grappa, talmente grosso che per sollevarlo non basterebbe Arrivaca. In regia c'è Morgan che schiaccia i tastini, mette voci inopportune mentre parla Menini. Da Bergamo son collegati con un vecchio Nokia, milioni di persone frutto della mente Dani sporchia. Il Do, il Bralele Adani, Caresso il Gian Maestro. Se ascolti tutti i giorni trovi molto più di questo. Qualche volta Sedorf manda un audio poco serio, Trash Abate, anche se in diretta ci sono ospiti veri. Ma se non hai capito qui di cosa si parla, dillo all'avvocato e dillo anche alla mamma, dillo a chi vuoi tu e dalle 13 che inizia il programma. Lunci cocci 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 con Ci siamo, ultima puntata di questa settimana. C'è un sacco di cose da dire, ragazzi, perché l'avrete visto questa mattina l'intervista di Furlani sulla Gazzetta. C'è un sacco di carne a fuoco e noi parleremo esattamente di carne, carne a fuoco, perché c'è Pasqua, Pasquetta, quindi sì, davanti le grigliate, tanti saluti. L'intervista di Furlani ve la recuperate sulla Gazzetta, no, sugli sul sito altri di Radio Rossonera, esatto, ovviamente. Sul sito di Radio Rossonera per anche le letture un po'. Ma oggi parliamo di Pasquetta, Pasqua e viaggi, ragazzi, e Brasile, perché è tornato a trovarci Mattia, che è sopravvissuto. Buongiorno, ciao, bentornato a tutti, sono tornato dal Brasile, incredibile, incredibile. Poi ci arriviamo, Incredibile. Incredibile, ce lo consigli? Assolutamente, top 3 in assoluto dei viaggi fatti. Come top 3? Sì. Top 3. Primo, cioè, forse lascio ancora il Giappone. Primo Giappone, Brasile, poi? Brasile secondo posto. Terzo Messico. Vedi. Questo però De Gustibus. Sì, eh? Sì, no, beh, certo. Beh, Morgan, andiamo da Lele Adani, perché sono, cioè, ci sono due, sì, però c'è il Giappone. Non c'è, però c'è il Giappone, Lele Adani stacce, cioè non so come dirlo. Ci sta sentendo. Ci sta ascoltando Lele. Bello il Brasile, bello il Messico, Lele, ma il Giappone. Beh, Kamel, il Giappone è patria dove è cresciuto Roberto Sedigno, famoso allenatore di Oliver Alton. Sì. Cioè, il Giappone, per fare una serie TV vincente che ha avuto successo, hanno dovuto prendere un brasiliano, no? Un sudamericano. Tra l'altro, pare che fosse anche l'amante della mamma di Ollie. Questa cosa non si è mai scoperta. Sì. Nella mia versione un po' pornografica di Ollie e Benji c'era questa cosa, sì, qua. Però... E già qui abbiamo dei problemi. Cioè, versione, cioè, pornografia e Ollie e Benji. Vabbè, ma la parte che entra nello spogliatoio, così nessuno la... Ma vabbè. Non andiamo sugli altri cartoni, Edo, perché chissà. Roberto era la mio idolo, no? Avevo la poster nella cameretta del bomber Sedigno che... Tu stai zitto, perché hai detto che hai trovato... Non ti parlo più, ha trovato... No, dai. Io posso dire i miei tre viaggi che ho fatto più belli? Sì, Olivier Giroud, certo. Ovviamente, va bene. Allora, Benfica, Lecco. Sì. Sì. Prima Lecco e poi Benfica. Lecco, sì. Classica, quella classica meta. Là, Lecco. Esatto. Hanno fatto anche la... Sai quei posti dove devi stare una, sì, volta prima, forza, di morire, sì, a Lecco. Sì, sì. Lecco. No. E a Benfica. No, nel ciclismo c'era la Liegi-Bastogne-Liegi, no? Certo. Io faccio la Lecco-Benfica. La Lecco-Benfica-Lecco. È perché stavamo parlando di porno, quindi sì, giusto, è giusto. Quindi allora Giappone, Brasile, Messico. Comunque non vedo né Bolivia, no, grazie non al vedo cielo, né Colombia, né... quindi sì. Lele, cioè Paraguay, ci Perù. C'è stato lui, scusa, in
No, ha fatto anche Perù e Paraguay. In però Sud brutti, vero? Perù l'hai visitata la casa natale di Lampedusa? Eh no, però ho preso la maglia del Perù con scritto l'ha detto di... l'altra volta. Sì, 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 è vero, me l'aveva detto. Però gli ho chiesto se era entrato nella casa natale del Mar Grande del Togo. No, cioè, no, perché... no, purtroppo no. Che perché no, non è aperta non al pubblico, Lele non è un personaggio, è un museo, esatto, non è un museo la casa di Lampedusa. Tipo la casa del Che a Cuba, no? La casa di Lampedusa in Perù. Vabbè. Guarda che allora, quando lui sicuramente sì. lo saprà perché è comunque un ragazzo che viaggia molto, quando vai in Sud America, per esempio anche in Perù, no? Che tu fai un tour guidato, ti danno anche una dinamite. Cioè, se tu vuoi entrare a visitare la casa di un personaggio, gli fai saltare la porta e anche guardi, ma è una forma di rispetto. È una forma di rispetto, se non lo fai la gente si offende. Ma certo, dopo arrivano, magari vedono la porta in mille pezzi, gli rompi il muro, però loro lo risistemano con orgoglio, perché una persona pensa l'ha fatta saltare per visitare dove sono nato, cioè ma questa certo. è la più grande forma di rispetto che può esistere. Ma certo, ma certo, ma certo. Ma, però ho notato che in ogni via all'angolo vendono i taser. Quello sì, quello è vero, ve lo giuro. Ma dove, in Brasile o in... In Brasile e in Paraguay. Cioè, i teaser su quelli che per... Sì, sì, quello per... Così, lo vendono così come souvenir. Per strada, per strada. Tipo le carnite. Cioè, pazzesco. Chi non ha un teaser, Lele? Sì, in Sud America. È un po'... Allora, in Italia di solito si vendono i laser che proiettano sì. i pallini rossi, le immaginette sulle pareti. Noi in Sud America noi vendiamo i taser. Cosa c'è di male, Camel? No, sì, è un'arma, però. Magari ti svegli un po', non so... un po' mogio ti dai una scossa di taser vedi sì. come voli dopo, no? Ma certo. Sì, ma non penso la gente se la dia a se stessa, però Lele ma vabbè. Quindi scusa, a livello sicurezza Brasile? Ho visto sicuramente nazioni più sicure, però diciamo che in 10 giorni mi ha rubato solo delle ciabatte in spiaggia. Vabbè, ci poteva andare peggio. Sì, il minimo, le ciabatte. Qui poteva andare peggio, qui in Italia poteva andarti molto certo, peggio. Certo. Però magari qualcuno aveva più bisogno di me delle ciabatte, gliele ho lasciate senza questa è la tattica della abbassare la guardia, no? Abbasso de guardia. Abbasso de guardia. È colpa delle caipirinie, è quello. Ma le brasiliane come sono? Brasiliane brave, sono brave, sono molto brave. Salutiamo la fidanzata di Mattia che ci sta seguendo. No, è colpa mia, incredibili. Colpa mia. Ma no, ma lo ammettono tutti, anche le ragazze stesse ammettono che, insomma, le brasiliane c'hanno proprio nel DNA qualcosa che in più. Sorregge la gravità in più, che è il ritmo, che sei andato a vedere capoeira? No, la salsa sì, però. La salsa, sono andato in un ristorante dove ballavano la loro... Ma la salsa ti hanno dato il bonus di 5.000 euro? Con la salsa? Insomma, era buono, gliel'avranno dato sicuramente. No, ma era la salsa al ballo, intendeva, molto probabilmente. Vabbè, quello che vuoi, però dopo sta descrizione del Brasile, una puntatina 4 la samba, la samba. La samba, raga. La ballano bene. Sì, è vero. Non si può dire niente. Si può dire niente. Scusa, bravo. Posso fare una domanda? Sì, certo. Sì, quello che vuoi. Non so se voi vi intendete di questioni legali. Si può rescindere un contratto già firmato per cambiare stato, magari una squadra brasiliana? Ci dovevi pensare prima. Va bene, anche a Los Angeles ti vada male, Olli, dai, fai bravo. Però vero, anche quello, grande Menini, no? Sì, certo. Però, raga, allora, intanto c'è Seedorf sulle ciabatte che hanno rubato a Mattia, le avrà trovate lui? Sì, beh. Non so se il vostro più lungo è letto da Clarence, però Clarence, mamma mia, la salsa è Cuba. Sì, infatti è samba, intendevo. Scusate. Ah, la samba. Ho incrociato le nazioni. Ok. Allora, facciamo fibra sul teaser in Sud America, così chiudiamo il cerchio. Fabri Fibra. Non credo. Mai dire mai, non sono stato a Milan Lab, forse sì, usano come defibrillatori. Andiamoci a collegare con Milan Lab. Oh, buongiorno. Buongiorno, chef. No. Guarda, tutti i nostri taser purtroppo non sono più funzionanti. Li abbiamo usati tutti perché... quest'anno. No, l'anno scorso con De Ketelare. Ah, ok, per provare a rianimarlo. Non si è riusciti, no, nell'intento.
è stato un esperimento fallimentare, e allora abbiamo deciso di passare a, diciamo, a operazioni un pochino più dirette e concrete, perché effettivamente il taser non ha funzionato, quindi noi che siamo in continua evoluzione, sì, quest'anno decidiamo di sedare direttamente i nostri diciamo pazienti per poter intervenire qualsiasi cosa abbiano. Sì, anche un affaticamento. Ma si è affaticato, lo sediamo, dorme, sì, recupera, non è più affaticato. Beh, ho capito, però basterebbe, se è affaticato, farlo dormire, mandarlo a dormire presto. Quindi dicono, usano le piante. Tra l'altro, Gesù di Nazareth, mica uno. Sì, che salutiamo, qualsiasi, che tra l'altro, sai oggi, che Gesù di Nazareth ci segue tutti i giorni. No, poi doveva tornare, lo dicono tutti. Ma non un gran giorno oggi per Gesù di Nazareth, che tra l'altro è venerdì, però. Vabbè. Dicono, usano le piastre a induzione a Milano. A proposito di Gesù di Nazareth, il Cristo. Cristo di Rio. Non il Cristo velato, sì, ma il Cristo di Rio, cos'è? Una delle sette meraviglie del mondo moderno, incredibile, cioè enorme. Secondo me lo hanno premiato per il contesto, perché la statua in sé è alta 30-38 metri, cioè 8 metri. Non vuol dire granché, diciamo. No, comunque, no, beh, è una gran statua, sì, diciamo che insomma la statua della libertà comunque è anche lei una statua, ma nel contesto non è così spettacolare come quella di Rio, perché è proprio a braccio aperte che dà il benvenuto a chiunque arriva, sì, perché un tempo arrivavano con le navi, quindi è affacciata sulla baia, e tu se arrivavi in nave a Rio de Janeiro vedevi subito. E quali sono le altre meraviglie del mondo? Poi c'è la muraglia cinese, Machu Picchu, Chichen Itza, il Colosseo ovviamente, il Taj Mahal. Me ne manca una. Lazzari, no, la baia di. L'ultima è Lazzari. Ma che Lazzari? Oh, ma sì, ma, che... ma dai, ma raga. No, amico, calma. Eccolo lì. Zlatan a Malmo? Sì. No. Tecnicamente. Non fa classifica, più no. bella di tutte. Ma allora, non è che non fa classifica. Vedi, tu ci confermi che la statua di Zlatan a Malmo non rientra nel. No, era lì, è arrivata in finale. La parte finale ha sbagliato il rigore. Esatto, non gliel'hanno fatto ribattere. Non gliel'hanno fatto ribattere. No, impossibile, no, perché ho sbagliato il rigore, ma perché non l'hanno fatto ribattere. Questo è il problema. È vero. Oh, esatto. Però, raga, questa l'hanno anche buttata giù perché pensavano che era troppo bella. No, perché era sbilanciata in avanti, perché il naso la faceva prendere in avanti, quindi poi è caduta, e infatti si è conficcata nel. Che numero è di piede? Va bene, ancora finisci da Radio Rossonera, te che ti aspetta. Che numero è di piede, chi, Ibra? Zlatan, sì. Non lo so, chiedi. Penso 46-47, qualcosa del genere, una sberla. Confermiamo? Ma dipende da cosa? Dipende che sia lunga e sia corta, secondo me. Quella è un'altra cosa, sì. È un'altra cosa. Lo dobbiamo spiegare. Perché? Perché, Mattia? No, perché comunque essendo alto quasi 2 metri, tu dici, cioè, comunque fa. Si allunga anche il piede, di solito. È vero, però visto che abbiamo Zlatan Ibrahimovic, ragazzi, iniziamo con alcuni passaggi e interviste di Furlani questa mattina, dove, a proposito di Zlatan Ibrahimovic, che dice Leo? Allora, a proposito di Zlatan Ibrahimovic, le dice che Zlatan non ha detto che vabbè, c'è un gruppo che opera e che chiaramente decide in piena collegialità, e già sta cosa qua a me non piace tanto, ve lo dico subito, mia opinione personale. Gruppo, collegialità, sì, vabbè. No, ma nei fondi di investimento effettivamente funziona così, no, certo. Ci si ritrova la mattina, frutta, caramelle, oggi si prende una decisione tutti insieme, non ci sono delle gerarchie da noi. Esatto, Zlatan siamo tutti amici. Sì, Zlatan non ha deleghe con cui poter decidere a livello formale, ma è una figura complementare chiaramente a Giorgio Furlani. Lui è un uomo di campo, ha detto, io un manager, senza chiaramente dimenticare poi la figura di Geoffrey Moncada, che Giorgio Furlani apostrofa come il numero uno. E sottolinea che è lo stesso Ibra a rivolgersi a Geoff per scambiare opinioni sui profili dei giocatori, no? E dice che lui non decide sulla scelta tecnica, ma sugli aspetti connessi e correlati all'investimento. Se hai 100, non ne metti 80 su un solo giocatore. Parole e musica di Giorgio Furlani. Quindi, Zlatan, a proposito di queste dichiarazioni. Penso che se hai 100 metti 100 solo se Zlatan, se no metti 20. Poi è vero, siamo tutto complementari, 97 Zlatan, 1,5 Zlatan. Così non è complementare. E comunque queste dichiarazioni queste dichiarazioni arrivano dopo quelle di Cardinale, che dice qui decide tutto Ibra, mentre Furlani ci tiene a mettere qualche puntino sulla I. Poche idee ma confuse. Gianluca dice la Santa Libertà che si muove comunque più di Calabria.
Un saluto. Lascialo stare. Giroud. Però, raga, anche quello che va negli Stati Uniti a fare Statua Libertà. Sì, no, non penso. Però abbiamo anche Scaroni sulle parole di Furlani. La sentite? No, Forlini era uno di Sedriano. Furlani. Sempre sul pezzo, presidente. Sì, appunto, presidente, a proposito, su Instagram ho visto che c'ha tipo solo 3.000 follower. Lo aiutiamo a crescere un attimo. Perché sono i servizi segreti prevalentemente. Perfetto. Però 3.000 follower. Perché sarà appena sbarcato. No, da un po'. Sì, proprio la gente non se lo caga. Mi spiace. Sì. Un signore. Tant'è, noi questo. Su Pioli, Leo. Chiudo sul mercato, poi vado a Pioli. Perché gli hanno chiesto: ma è pronto a spendere 50 milioni? Mm-hmm. E Furlani ha risposto: noi vogliamo puntare al valore, che non necessariamente combacia con il costo del giocatore. Rispondi tu cosa avrebbe detto, cioè parafrasa. No, fai la parafrasi. Dobbiamo trovare i Pulisic, i Loftus, quindi 20. E non io l'ho già detto stamattina, okay, che cosa penso dell'intervista di Furlani, e lo diremo dopo. Poi però... chiudo, scusa Edo. Nel calcio si fa il grosso errore di pensare che il prezzo corrisponda al valore, ma non è quasi mai così. Il mercato dei calciatori è il più inefficiente che esista. Il budget in sé per sé dipende da tanti fattori, perché gli hanno chiesto anche del budget estivo, da come finiremo la stagione o dal mercato in uscita. Aia. Cioè sostanzialmente soprattutto per quanto riguarda Teo e Maignan, esatto. Sulle AO è perentorio. Beh, ma perché è perentorio il giocatore? Causa. Cioè, lui dice: il giocatore vuole restare. Comunque, se dovesse cambiare idea, sì, sono 175, causa, esatto. Perché è proprio dichiarato. Testuale. Sugli altri due, invece, parliamone, Teo. Non ha detto che decidi tu. Ha detto che io e Mike decidiamo andare via, no? No, nemmeno questo. Voglio andare a giocare al Casablanca con Brahim. Ma smettila, non gioca al Casablanca, Teo, Brahim. Il Marocco sei stato? Sì. Ah, com'è? Bello. Trovato Brahim Diaz? Purtroppo no. Non c'era ancora i tempi. Non si vede. Lo è sempre stato lì, no? Per quello. È vero, poi sì. Piccolo, ma vabbè. Cosa stai dicendo, Teo? No, stavo dicendo che lui, Brahim, gioca a Casablanca, Real Madrid, maglia bianca, e voglio andare anche a Casablanca, no? Sì. No, vabbè. Real Madrid. Milioni di euro non mi vendi, no? No, non ti vendo. Stamattina, cioè io voglio una ballottura dal prestito, appunto, non ho la maggior ragione, un altro motivo per non vendere. Io c'ho stamattina, non lo so, ognuno poi può averla interpretato, e dopo vogliamo sentire anche i nostri ascoltatori, ci chiameranno. Secondo me allora è un'intervista intanto per un po' aggiustare la comunicazione, che era molto spostata sul bilancio, sui temi economici eccetera. Infatti Furlani ripete spesso: sono un milanista, io sono tifoso del Milan, eccetera, eccetera. Meno male. Non è una condizione sine qua non per essere l'amministratore delegato del Milan. Evidentemente su questa cosa qua ci tiene almeno. Diciamo di sì. Per me viene fuori ancora una volta la scarsa ambizione di questa anche società, perché anche quando si parla di seconda stella dice: io non ci dormo la notte, e fin quando a maggio dell'anno prossimo non ci attacchiamo noi la seconda stella, io non ci dormo la notte. Guarda, già che il 99%, anzi alcuni bookmakers hanno già pagato la vittoria del campionato. Sisa l'ha già pagato. Quindi già questa storia qua non ci fa dormire la notte. Figurati se vincono ancora loro l'anno prossimo, ciao. No, veramente. Ma comunque, a proposito di Teo e Mike, dobbiamo aprire un attimo una parentesi. C'è? Su Teo io mi legherei ai cancelli di Milanello per non farlo vendere. Su Mike? Anche.
per me anche, soprattutto per soprattutto se Milan andrà avanti con Stefano Pioli e questo modo di giocare. Qual è il senso di avere bilancio in esatto, ordine, bilancio se poi vendo uguale, devi continuare a vendere i tuoi big, esatto, so, faccio debiti e me ne frego, certo. È quello, però, il discorso. Però se tu vuoi puntare a un attaccante, adesso che se ne va Oliviero probabilmente, sì, se vuoi puntare a un attaccante coi controcazzi, tira, si può sì, dire sì, sì, da sì, 60 milioni, tirarli fuori per me, tirarli fuori, no, tirarli fuori, perché il Milan va in Champions League da 3 anni, per me tirarli fuori, sì, poi si parla anche di Camarda, ragazzi, sì, e dopo ne parleremo, perché sennò, come dice Furlani, andare avanti a Pulisic e Loftus-Cheek uno non ti riesce sempre, e due il salto di qualità dov'è? No, anche dopo perché ne parliamo Musa... però su Mister Pioli, perché poi ce l'abbiamo, che si dice? Allora, su Pioli dice: sarebbe ingeneroso. Allora, Pioli al Milan ha una storia decisamente positiva. Ha riportato la squadra in Champions, ha vinto lo scudetto. Nessuno ha mai parlato di panchina a rischio in società e sarebbe ingeneroso valutarlo in base al futuro percorso in Europa League o all'esito del derby, per quanto importante sia. Queste sono le parole di Furlani, che tra l'altro aggiunge che la stagione del Milan oggi fin qui è buona, ma che come l'anno scorso un'altra squadra è andata oltre le previsioni. Ma facciamocelo pure andare bene, che l'Inter, cioè seconda stella, è andata oltre le previsioni, noi siamo nei limiti. È tipo si mio nota... figlio, è sempre colpa degli altri, è colpa dell'Inter che quest'anno ha corso più forte. Ti ho visto fare su Mister Pioli, sulla conferma di Mister Pioli. Vabbè, ma l'abbiamo già ripetuto l'altra volta, lo ripetiamo anche questa per gli ascoltatori che non erano collegati l'altra volta. Non mettere in discussione Pioli neanche quest'anno con le robe che sono successe mi sembra dir poco ridicolo. Ma vabbè, sono discretamente d'accordo, nel senso che la stagione, c'è una differenza tra la stagione positiva che vedono in dirigenza e la stagione negativa che vediamo noi. Esatto. Negativa poi si vedrà alla fine, magari l'Europa League la può addolcire, ma non resta una stagione positiva. Fra 5 anni vi ricorderete di quest'annata come un'annata positiva, trionfale. Noi no. Mister Pioli, Mattia le ha appena dato il foglio di via. Beh, però se Furlani ha detto così, quindi con la Roma possiamo uscire, il derby lo posso perdere. Il derby lo posso perdere, mister, non è che gli altri dicono, glielo lasciamo vincere. No, più che altro è che De Rossi, cioè bravo. Sì, ma non sì, è che iniziamo allora, già a mettere le mani subito, ad essere le lodi di De Rossi. Proviamo a batterlo, no? Diciamo che ci proviamo. Facciamo meglio con Mourinho. Sì, va bene. Meglio con Mourinho, questo sì. Però credo anche che, non so, il derby ne abbiamo persi 5 di fila, vedo difficile vincerne uno. Proviamoci a dirla. Come dice il famoso proverbio, non c'è 5 senza 6. Non era così, però... No, meglio aveva 2 senza 3, poi non c'è stato 3 senza 4, 4 senza 5, adesso c'è 5 senza 6. Speriamo prima... Se non altro per questo deve finire Mister Pioli, perché non... Poi più che altro giochiamo Roma. Inter, Roma, Juve, cioè sono tante partite difficili. Vabbè. Io credo che bisogna fare delle scelte, quindi cioè, o usciamo di qua o perdiamo di là o perdiamo tutto. Io mi sento abbastanza tranquillo, non tanto per i risultati che ho ottenuto, a proposito ringrazio dirigenza, ma quanto perché mi sono reso conto che non ci sono i soldi per prendere un allenatore che garantisca i miei risultati. Ma sai che questo, caspita, Dani dice una cosa corretta, forse. Perché sennò di solito dice cagate. No, io dico cose serie. Spingo di scherzare, però no. Più che altro il Milan non ha i soldi per puntare un allenatore che faccia meglio di Pioli. Caspita, fa riflettere, perché effettivamente è così. Perché tu dici, assurdo, chi è che può fare meglio di un secondo posto? Solo un allenatore da 8-9 milioni, Conte, Klopp, gente del genere, no? Ma meno di così non c'è. Effettivamente a quel punto ti tieni lui, perché secondo, Europa League... Piuttosto di prendere un'altra scommessa. Esatto. Va bene, signori e signori, buona Pasqua al GOT Daniele Sporchia. Ci rivediamo mercoledì, Dani. Va bene, ragazzi, vi abbraccio. Ciao Dani. Ciao. Allora, dai, da questo momento possiamo discutere di tutto quello che vogliamo sulle parole di Furlani. Voglio sentire Camarda. Prima però abbiamo due cose da recuperare, perché Seedorf sul monumento a lui dedicato. Eccolo. Ah,
prima stavate parlando delle statue, dei monumenti che hanno messo in tutte le città e non avete nominato la cosa più clamorosa, che è lo Stone Age, che praticamente è dedicato alle mie gambe. Stone Age sono più di 12, adesso non mi ricordo quante, quindi... e poi chiudiamo con la mia coscienza, che è un po' seccata da non so cosa. Sembra brutte notizie, sembra parlare di calcio, forse è un tema di merda e io sto morendo di fame, ma quando finisce questa trasmissione, Leo? Severa ma giusta. Allora, su Camarda, che poi voglio sentire Mattia che dice di Camarda. Allora, su Camarda ha detto, in realtà speriamo che possa continuare con noi, il passaggio decisivo è... che le, insomma, le voci uscite sulle cifre chieste dalla famiglia, chieste dal ragazzo, chieste dal procuratore, sono completamente false e dice anzi abbastanza anche offensive nei confronti del ragazzo e di altro. Il discorso è: sono uscite quelle cifre, qualcuno se le ha inventate, qualcuno non se le ha inventate, non lo so. Fatto sta che Camarda ha 16 anni da 3 settimane e il contratto ancora non c'è, o perlomeno non è stato firmato. Si parla, Mattia, di un'operazione a 15 milioni. Dato, raga, le telefonate sono aperte, apriamo Morgan, mettiamo il numero di telefono. Operazione complessiva a 15 milioni tra stipendi e commissioni. Le commissioni fregano, come al solito. Lo faresti? Farei. Ma lo farei giocare a sto punto. Se se ne va Oliviero e prendiamo un attaccante, saluti Jovic e ti tieni Camarda come secondo attaccante, perché se lo prendi a sto punto lo fai giocare ogni è vero tanto, che almeno come non come titolare, come secondo. No, Leo, però è vero, come secondo presto, molto presto. È presto, sì, sì. Cioè non è Hendrik, è vero. Esatto, non è Yamal. Comunque, esatto. Ma comunque... no, ieri ho visto Yamal contro Brasile, mamma mia. Yamal ha 16 anni. Mamma mia. No, infatti ieri ho detto, beh, ma i due giocatori più o meno si equivalgono. No. Yamal è un caso. Vabbè, titolare del Barcellona, l'altro. Anche Hendrik, però adesso Hendrik va Real Madrid. Però questo ragazzo ha 15 anni, 16 anni, Camarda, 16 anni comunque, quindi cioè in prospettiva, diciamo prima il Milan metterà 80 milioni per l'attaccante. No, che non lo farà. Adesso c'è in casa un prospetto di un attaccante che può arrivare a quei livelli, te lo fai di tutto per tenerlo, soprattutto se le cifre sono quelle, 15 milioni. Esatto. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Matteo da Mantova. Ciao Matteo. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie Matteo, prima volta che la vedi. Che la vedi, perché sennò non li faresti. No, vi seguo da anni, Comunque volevo dire che io sono, nel mio piccolissimo, sono un ingegnere che lavora dentro una grande azienda e il discorso che ha fatto Furlani stamattina è sacrosanto. L'unica cosa che noi possiamo fare è ricordarci che il Milan è un'azienda che vende un prodotto. Il prodotto sono il merchandising, lo stadio e così via. Se quello che fanno non ci soddisfa, è inutile continuare a protestare sui social, perché stamattina Furlani ha praticamente detto tra le righe che di tutti i discorsi su Pioli, di quello che vogliono i tifosi, a lui non gliene frega niente, gli interessano i risultati. Quindi forse per l'ennesima volta, se vogliamo cercare qualcuno con cui prendersela, prendiamocela con noi stessi, perché se questi, a prescindere da quello che fanno, il primo giorno in cui aprono la campagna abbonamenti si trovano nel sold out, cioè, ma voi nel suo posto cosa fareste? Io farei esattamente quello che sta facendo lui. Cioè, tanto se tutti quanti si lamentano ma nessuno fa niente, continuano a comprare tappandosi il naso l'abbonamento, fa bene lui. Lo so, però secondo me, Matteo, scusami, noi non dobbiamo... non fa una piega. Tanto, scusa, posso iniziare a salutare Matteo, che ti rispondiamo, così liberiamo anche per gli altri. Certo, ciao Matteo, grazie. Ciao. Per me non necessariamente l'unico termometro del tifo del Milan è lo stadio, perché... Tanto lo stadio, meno sempre male, è sempre pieno. Esatto, sì. Cioè sì, è vero, negli anni della Banterera lo stadio era più vuoto, ma non è quello per me il termometro. Per me il termometro è quello che sentiamo noi al telefono, per esempio, spesso... Io accanto allo stadio ci metterei il merchandising, perché l'abbiamo detto, è una voce di spesa che è cresciuta... Di ricavi che è cresciuta tantissimo. Però ti dirò la verità, quando sono andato a prendere la maglietta, la quarta maglietta del Milan, Pleasure, bianca, al Milan Store,
tutti o 90% delle persone che erano dentro il Milan Store erano gente non di Milano, cioè fuori dall'Italia proprio. Certo. Quindi gente con disponibilità economica. No, non dico per forza così. Però comunque, cioè... Beh, sì, raga, 150 euro maglia, cavolo, comunque te la devi permettere. No, quello sicuramente. Però appunto per me il termometro è altro, non è tanto questa cosa qui. E poi io non mi voglio rassegnare a diventare... Passatemi il termine, ragioniere. Cioè è vero quello che dice è un'azienda. Sì, però virgola un'azienda. Il calcio è un'altra cosa. Non è solo azienda. Bravo, sono d'accordo. Prima di arrivare al tema stadio, perché sei stato uno degli stadi più belli del Maracanà, mondo, sì. Andiamo prima a prendere l'ascoltatore. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, sono Fede. Ciao Fede. Ti aspettavo al varco. Cosa hai Fede da dirci, Fede? Dici tutto. Io sono qui perché per la diatriba Annalisa Salerno. Che è una diatriba attenzione. Cioè. Annalisa, sì, la cantante, sì, Sabrina, sì, Salerno. Sì, tu dove ti collochi? Mattia, perché si è cercato di farlo lasciare con la sua morosa oggi. Annalisa, si può dire? Sì. No, non è che si può dire, è la verità. Vabbè, Fede, poi voi, datterini, dite altro. Dai, parola Fede. Sì. Sentiamo, ecco, sentiamo Leo, il dattero Leo, che ci dice. Vai, Fede. Leo, no, ascolta. Leo, io ti do il terzo nome che secondo me sei d'accordo con me. E si chiama Rose Villain. Sì, certo, ma lei non fa con te. Lei non gioca a questo gioco. Rose Villain è la mia fidanzata, non gioca. Il resto, esatto. Poi possiamo parlare. Esatto. Però sono d'accordo, Fede. Certo. No, ma a proposito di Salerno, scusa, Fede, sei mai stato? Com'è una bella città? Salerno, mai. È bella anche la città di Salerno. Vai, Fede. Ci sono le colline a Salerno. Me la ricordavo diversa. No, vabbè ragazzi, io ho fatto questa cavolata, che secondo me comunque Rose Villain maggiore di tutto. Mi piace questa terza via. Ottimo Federico, cioè, grazie per averci chiamato. Di Furlani, grazie. Come ci siamo arrivati a questo? Sì. La trasmissione dice Rose Villain. Sì, sì. Ma rivolgendosi a me poi eccezionale. Ma che poi, scusa, io non ti riconosco più, sto parlando troppo di calcio. Stamattina c'è stato almeno 50 minuti parlando di calcio, anche seriamente. È vero. Ho seriamente. Scherzi a parte, sai quanti mi scrivono in privato dopo delle puntate dove appunto parliamo molto di calcio? Mi dicono che palle, però, cioè, che palle. Sei su Radio Rossonera, mica puoi parlare tutto il tempo di calcio. Appunto, dico, ci sono altre trasmissioni dove c'è gente competente che può parlare di calcio. Se io voglio ascoltare qualcuno che parla di calcio, non ascolto Edoardo. Esatto. Tra l'altro qui ci danno, dopo la terza ce ne danno anche una quarta Coppa C, che è Elodie. Fede, ti abbracciamo. Grazie Fede per questo intervento. Grazie soprattutto a Mattia, che finalmente è una persona illuminata. Mattia, giustamente, molto competente di calcio, molto competente di viaggi, di donne, non capisci un cazzo, capita, perché vabbè, anche Elodie, allora inseriamo pure lei, come dicono i ragazzi in chat, no? No, su Elodie io ieri stavo facendo questo ragionamento, sì, Magnannone. Sì, lo so, vabbè, complimenti a lui, che gli devo dire? Il Maracanà, Miracanà! Allora ragazzi, eccezionale, il più bello del mondo, no? Allora, da fuori... È uno stadio, non dico come gli altri, perché da fuori è più imponente San Siro. È enorme, tre anelli, tutte le... Ma va! Cioè, San Siro da fuori è incredibile. Ma la Canada da fuori non ti dice niente di eccezionale. Ma intanto dov'è? In città o fuori? È in città, sì. Tu lo vedi dal Cristo Redentore, lo vedi, dal Pan di Zucchero, lo vedi da quasi tutto. Quindi non è nella San Donato brasiliana. Perché si può fare lo stadio in centro, ma proprio nel quartiere a San Donato lo vogliono fare. Nel quartiere che si chiama Maracanã, per quello che si chiama Maracanã. In realtà il suo nome deriva, lo ricordiamo, dalla moglie di Mr. Canà. La peggiore dell'ultimo mese, confermo. Comunque, cioè, tu dici è uno stadio vecchio, è vero, ma comunque è molto più avanzato in certi aspetti rispetto a San Siro. E sta roba mi ha lasciato esterrefatto letteralmente. Per entrare ci ho messo 3 minuti. Tre minuti, non c'era fila, non c'era coda. C'erano 500 steward a toccarti, così potevi entrare subito. A San Siro devi fare una fila almeno. Ma l'hanno minuti, modernizzato oppure è proprio uno stadio? L'hanno sistemato ovviamente rispetto a un tempo.
ma comunque lo vedi. Ah, quindi che, si possono ristrutturare anche gli stadi? Sì, ci dicono di sì. Ci dicono anche in Brasile. Ci dico, sì, ma posti a sedere? Anche in posti a sedere erano 100.000, l'hanno un po' ristretto come San Siro, sono diventati tipo 80-85.000 adesso. Ma comunque è gigante, nonostante i due anelli, non c'è il terzo. Tra l'altro, raga, ha visto mica una partita il derby. Il derby, Flamengo-Fluminense, Fla-Flu. Ma quindi c'era Marcelo alla Fluminense? Sì, è uscito tipo l'80esimo. E c'era Gabigol al Flamengo? Ma no, in verità non ha giocato. Non ha giocato. Ci sono delle storie su Gabigol che vorrei approfondire. Dicono che per 2 anni non potrà giocare. C'è qualcosa dietro Gabigol, Se 2 anni non può giocare, ci sarà ce ne faremo una di ragione. Noi. Ragione. Diciamo, però c'era Gerard Scaeta. Io ho preso la sua maglia, incredibile, capitano biondo tinto. E non l'hai detto, cazzo, prima la sporchia impazziva. Ho preso la sua maglia. Capitano Flamengo, vero? Capitano, ma è un giocatore che secondo me, se viene in Serie A, non fa male. Sì, è un bel giocatore, proprio un bel giocatore. Sul gol annullato ha fatto l'assist di esterno che valeva da solo il prezzo via. Però possiamo dire prima quello che hai detto prima a pranzo. Adesso penso di non rivelare nulla di così segreto. Hai detto: ho visto giocare Marcelo, una classe immensa, meno di te, però. Mi ricorda un po' te quando giocava. No, te intendi? Sì, te. Certo. Marcelo è un mancino incredibile. Mamma mia, che bel giocatore! Anche adesso che ormai ha quasi 40 anni, non corre più, è vero. Però quel piede lì non lo perdi, C'è proprio un bel mancino. Beh, lui è un trequartista, è sempre stato si può giocare a un certo punto si è messo a giocare anche fascia destra, per dirti. Sì. Può giocare ovunque. No, dicono che ha vinto, hanno fatto 0-0, ma alla fine ha passato il Flamengo. Tra l'altro giocano questo weekend la finale, che dovrebbe essere Iguazù Flamengo. Mm-hmm. Perché Iguazù ha vinto contro il Vasco de Gama l'altra semifinale, e Flamengo ha vinto la semifinale invece con il Fluminense. Un'altra roba incredibile del Maracanã, poi se vuoi andiamo avanti, sono i bar. Un'altra cosa che a San Siro mi sta proprio sul cazzo è che se vai al bar ci impieghi 20 minuti a prendere una birra, una Coca-Cola, le patatine, qualsiasi cosa. Lì al bar c'hanno per ogni bar 7 casse. Sette casse, tutte POS. Quindi tu arrivi lì e fai una coca, pagato, ti danno lo scontrino e prendi la coca subito. Beh. A San Siro già tanto se ce ne sono due. Devi fare una ma è un tema quello di San Siro e dell'ammodernamento. Qui non stiamo, vi state lamentando della società Milan anche per lo stadio? No, assolutamente no. Io lo dichiaro da tempo, sono sempre a favore di San Siro. La ristrutturazione di San Tra l'altro, Siro, Davide Gianzana che entra in chat mentre parla di bar e birre. Grazie, bravo, Davide. A proposito di birre, ma soprattutto bere e mangiare, che poi è la cosa che qui ci interessa di più. In Brasile, allora io sarò sincero, non sono amante della birra. Scusate, ma come parlare di. Ma quando abbiamo parlato? Lascia perdere quella vaccata che ha scritto lui. Non sei un amante della birra, Mattia. Parliamone. Scusate. Infatti, lì sono andate di caipirigne. Tantissime. Se ne è fatto una ragione. Sì. Non mi piace la birra, le vendono ovunque, le fanno ovunque, le fanno buonissime e costano veramente meno dell'acqua. Cioè, ho trovato un posto che le vendeva a meno di un euro. Mezzo litro di caipirinha. Te lo faceva dal balcone mezzo di casa. Mezzo litro poi di caipirinha. 500 ml, così dal balcone di casa. Caipirinha, certo. Cioè, tu come te la versava dal balcone da un metro? No, era un balcone che era attaccato alle scale. E poi ti dava il bicchiere e tu gli davi 5 real, che sono letteralmente meno di un euro, 93 centesimi tipo. Grazie, obbligato. Cioè, quindi a colazione uno dice che capirigna. Sei obbligato. Allora, per quanto riguarda sta questione un po' annosa che leggo in chat più volte, la finiamo di sparare del Ciao, Milan. Ciao Jack. Allora, facciamo così. Edo, Mattia, che stagione dei ragazzi, Che stagione del Milan. Uscire dalla Champions League ai gironi, seconda stella all'Inter, eccezionale stagione del Milan e soprattutto un gioco spumeggiante. Percorso in Champions League clamoroso, giocatori scarsi, sopravvalutati. Perché dobbiamo dire un sacco di clean un sacco di clean sheet. Perché ci vedo, ci sento un pizzico di sarcasmo? No, non lo so, perché se questa cosa qui a voi vi va bene, perfetto. Ma non venite a dire che si sparla del Milan se qualcuno valuta la stagione del Milan non positivamente. Non è sparlare, è analizzare. Tra l'altro stamattina, giusto per chiudere qua, stamattina stavamo commentando le parole di Furlani, eravamo in due, io e Giacomo, e la pensavamo in maniera diametralmente
diametralmente opposta, no? Io pensavo in un modo e Giacomo, e quindi ci confrontavamo, ci scontravamo su sta roba. È arrivato il genio in chat dicendo: la smettete di ma come? Okay, cioè esatto. Abbiamo due posizioni diametralmente opposte, cioè quindi vabbè, detto comunque, questo. Comunque c'era Alessandro prima, sì, in chat, che diceva nessuno si ricorda dei secondi, e questo è vero, quello che vogliamo far passare. Bravo. Cioè, non è che stiamo sparlando, è che arrivare secondo non serve a nulla. Nessuno si ricorda dei secondi, gli arrosti sono buonissimi, cioè molto spesso si parla quello è l'unico secondo, come fai? Come tutti fai? I giorni, è 5 su 7. Mamma mia. Vabbè, che hai mangiato di buono? Che hai mangiato di beh, buono? Lì la carne è top, carne. Pesci quasi mai, ho mangiato forse un paio di salmoni, ma niente di che. Cioè, lì, cioè anche, sul, ci anche un... sul mare, sì, dici, non ma... sì, San Paolo è sul mare, Rio è sul mare, non ti ricordi del pesce, ti ricordi della carne. C'è un ristorante lì, adesso non mi ricordo il nome, lì a Rio, famosissimo, che c'è anche il casco di Senna, praticamente un museo ristorante, che lì ti vende della carne veramente incredibile, costa tanto, è vero, costa tipo 70 euro e ti siedi ma continuano a portarti carne, cioè non è che tu ordini, cioè, fino arriva a quando lì lo chef non... e ti dice: la vuoi questa carne? Sì. Sai, tieni. Che io uno dei miei primi lavori è stato, arrivavo anch'io con lo spadone così, lo spadino piccolo, e tiravo giù la carne, si chiamava il bufalo vichingo, saluto tutti, vabbè. Saluto. Sì. Morgan, non ho capito se abbiamo un ascoltatore. Morgan, proviamo. Pronto? Ciao. Ciao ragazzi, Matteo Treviglio. Ciao Matteo. Treviglio sei stato? Tu che sì. Quanti sono paesi hai girato nel mondo? 57 sì. Treviglio. Sei stato anche a Treviglio? Pazzesco. Anche a Treviglio, sì. Bene. Il più bello, la nona meraviglia del mondo, allora, Treviglio. Bella, ad esempio, sì. Il Brasile o Treviglio? Treviglio. Matteo, sarò sincero, forse il Brasile. Forse, forse poco, è di poco. No, ma sono di una porta aperta, io da qua sono da pochi anni, non sono originario di qui. Allora, okay. Già prendere di subito, subito. C'è il sindaco di Treviglio che sì, ti esatto. sta querelando. Attendo anch'io uno che ha viaggiato tanto nella vita, qua me la tiro, senti come me la tiro. Sì, sì. Sì, ma non come, non gratis come Mattia, però, è quella la differenza. No, che anche per sì. lavoro, l'ho pagato anche io. Sì. Ah, era pagato anche lui, allora ci siamo trovati. Vabbè. Altro lavoro, ma viaggiavo anch'io pagato dall'azienda. Anch'io. Fatto azioni, quanto sul corre sul passaporto. Va bene, dici tutto. Una volta tanto, non sono in polemica con Leo, mi devo appoggiare e confermare quello che dice, stranamente, sì, nonostante io per principio devo sempre essere il contrario di quello che dice Leo, invece stavolta dice ha ragione lui. Il problema è il termometro, nel senso che noi lo vorremmo sotto l'ascella e Furlani invece lo vuole mettere da qualche altra parte. E questo secondo me il problema vero di incomprensione. In bocca effettivamente arriva, si sente di più che arriva prima. Sì. In bocca soprattutto se è freddo lo senti meno delle altre parti. Così. Sì, freddo, Glissiamo, che glissiamo non sul termometro. Piaciuta, non ti è piaciuta l'intervista di Furlani? Adesso, poi faccio un passo indietro. La differenza di Edo che parla del mondo della pornografia e tutto il resto del coso, sembra di vedere Minà che intervista Gorbaciov ieri e Scaroni allo stadio le altre puntate. Cioè tu dici questo, mi emoziono solo quando si parla di porno? No, domande, collegamenti filosofici, un coinvolgimento. Sì. E poi Maracanà, la moglie di Oronzo. Giuro. Tutto questo sull'intervista Furlani, ragazzi, la cosa che mi preoccupa di più è il se i giocatori vogliono andare via è colpa loro. È una frustellatina, lo so, però non è così. Però Matteo ha lasciato il cerino in mano, ha consegnato il cerino. Ha lasciato la patata bollente. Allora, sei la D del Milan, te la devi tenere quella patata bollente. È il tuo. È una mezza verità. Se non è una mezza verità, è vero. I giocatori vanno via, ma i giocatori vanno via quando non credono più nel suo progetto. Perché se io sono il quinto portiere al mondo o il miglior difensore laterale, e ti chiedo. È arrivare quarto per 3 anni di fila. Ma chi ti porta a non credere più nel progetto? In queste cose qui va bene il secondo. Bravi Jack. Ragazzi, stagione positiva. Questo non è il problema. Se tu hai Teo Hernandez e Mike Maignan, non li puoi chiedere di arrivare secondi e di essere contento. Se no, giochi anche un ballo Touré e Di Gregorio e va bene Jordan, a tutti. Maldini, Ronaldo,
chi ha mentalità, chi ha fatto la storia dello sport per mentalità, non può accettare una roba. Siamo arrivati secondi, sì, quest'anno l'Inter vince la stella, sì, noi ci rifaremo così l'anno ma prossimo, ragazzi, magari ma che anche è, con ma i bordi della bocca che vanno un po' in giù così, no? Vabbè, Matteo, i soldi andrebbero tutti a 20 anni in Arabia, ragazzi. Matteo, ti abbracciamo. Ciao. C'era una roba che vi volevo chiedere, ma mi sono dimenticato. Perfetto. Quindi intanto dicono c'è il CERT a Treviglio. Sì. Davide Gianzano, anche lì. Lo saluto caldamente. Ottava ci scrive: ma se hai miglior attenzione del mondo, gli devi dar minimo 8-9 milioni l'anno. E torniamo sempre alle solite. Il Milan non ha ancora deciso se fare il salto di qualità o meno. Perché se quest'estate Milan spende 20 milioni per la punta, Milan Non va da sua parte. Al volo, il paese più brutto invece dove sei stato? La Madonna. Cosa vuoi? Domande facili. Ci devo pensare. Dopo il ragazzo ci ha chiamato. Adesso andiamo. No, faccio io. Aspetta, perché intanto ti do un elemento ancora di riflessione. Tema razzismo, se ne è parlato tanto, avrai seguito Acerbi, Juan Jesus, eccetera. Sì. Ultime dichiarazioni, Acerbi 2 punti, dopo vado dall'ascoltatore immediatamente. Nulla contro Juan Jesus, ascolta Leo, eh. Non ascolto, anche per lui. Non le commento. Ma non si può dare del razzista a una persona per una parola malintesa nella concitazione del gioco. Cioè, non è che puoi dare dell'assassino a uno perché gli ho piantato un coltello, era un coltello nella schiena. E non si può continuare a farlo anche dopo che sono stato assolto, perché la soluzione è arrivata direttamente dal tribunale di Dio dall'alto. La malattia che ho affrontato è stata una passeggiata in confronto a questa vicenda. Non ho avuto paura a quei tempi. Tutti avevano già emesso la loro sentenza. Qui arriva il punto clou, raga, dopo vado dall'ascoltatore però. E poi, tutti avevano già emesso la loro sentenza e per tanti sono ancora un razzista. Non ci sto! Se e quando arriverà la seconda stella... Non è vero, sì, no, non l'ha detto. Dichiarazione una roba del per genere. Furlani. Se e quando arriverà la seconda stella potrò esserci e a testa alta. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, sono Angelo da Verona. Ciao Angelo, commentaci queste ultime parole di Acerbi, dai. Cosa posso dire? Non lo so. No, non, dici quello che volevi dire tu, dai, non tuessi difficoltà, vai. No, tralasciando che io per primo ho la mamma colombiana, quindi so benissimo come mescolare le razze, mi piace, quindi... il razzismo per me non è proprio concepibile, però questo è un altro discorso. E no, niente, io ho chiamato per sapere dal vostro ospite Mattia, giusto? Certo, sì. Eccoci. Sì, proprio ieri ho prenotato il viaggio di nozze a Santo Domingo. Eccoci. Volevo sapere, perché sono stato in Messico 2 volte e vabbè, mi sono innamorato, però ovviamente volevo cambiare e Santo Domingo era l'altra opzione. Allora, era appunto da parte sua come... Intanto ti salutiamo, ciao. Che meraviglia questa trasmissione. Che meraviglia, la gente chiama per parlare. Allora, Repubblica Dominicana, incredibile. Santo Domingo in sé, la città pericoloso. In sé, la capitale proprio, non è niente di che. Cioè anche il mare proprio non è niente di che. Mm-hmm. Ti devi spostare in altre zone tipo Punta Cana, Bahia Ibe, lì ci sono proprio villaggi, spiagge lunghissime, lì sei proprio Caraibi. Sì, lui è un travel blogger, perché dicono ma cos'è un tour per... No, è un travel blogger, lui fa questo di mestiere, va in giro a visitare paesi per noi. Bahia Ibe, vedi? Bravo, il classico italiano va a Bahia Ibe, che c'è un, tra l'altro, un villaggio italiano, quindi perfetto per loro, se vogliono andare in villaggio. Uh-huh. Se no c'è anche Punta Cana, che è molto più ampio. C'è... cavolo, la discoteca, non mi ricordo, una discoteca che costa 80 euro l'ingresso con open bar, open food dalle 21 alle 4 di mattina. Incredibile. Leo, tu non potrai... Bongo si chiama. Te non, io non gli usciresti, open, no, gli open bar non finiscono. Il problema è che con me gli open bar diventano closed bar. Meglio soverato... Non lo so, meglio andateci, soverato. Andateci, viaggio di nozze, andateci al Coco Bongo perché è incredibile. Allora, Coco Bongo, ragazzi. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, sono Fabio da Genova. Ciao Fabio. Ciao. Ma ho sentito ora le dichiarazioni da Acerbi, da voi lo sentite. Sì. Si dimostra per quello che è. Invece di dire mi dispiace tanto per quello che è successo, può anche essere che abbia frainteso, mi dispiace tanto.
fa ancora il galletto e si dimostra la persona che è un poverino. E non poteva che essere della seconda squadra di Milano, punto. Si dimostrano da quello che sono, è così. Però vabbè, comunque. L'intervista di Furlani l'hai letta o comunque qualche passaggio che ti ha colpito? L'ho sentito. Il discorso societario è sempre quello. Allora loro ti dicono: noi l'importante è arrivare in Champions League, perché ci arrivano dei soldi e tutto quello che viene di più ben venga, ma lo sappiamo, purtroppo è quello. Non spenderanno mai 80 milioni per un attaccante. Purtroppo dobbiamo sperare che cambi la società. Purtroppo è così. Non mi arrabbio neanche più, perché più chiari di così, ragazzi, mi sembra che siano stati molto chiari con i tifosi. Va bene. L'ultima cosa che vorrei dire per San Siro, che ancora sento qualcuno che magari non è d'accordo nel cambiare stadio. Edo. Ah, Edo è San Siro. Da casa mia è comodissimo. Sì, no. Vabbè, ora che cazzo devo dire? Ognuno ha le sue motivazioni, certo. La mia è questa. Almeno sono trasparente e sincero. La Genova mi cambia poco a me, quindi non è... però perché ci ricorda tanto della nostra infanzia, degli anni vincenti. È vero, poi è bellissimo, però effettivamente, come diceva Mattia prima, dentro le strutture sono fatiscenti. Dobbiamo ricordarcelo. Brevi di andare al bar. Tu non ci puoi andare all'intervallo perché ti perdi una parte del secondo tempo. Sì, è una fatica immane. Devi decidere, soprattutto decidere se pisciare o prendere la birra. Bravo, che è la... bravo, e magari non riesci neanche a pisciare. Oppure fai entrambe le cose. Io sono stato a Praga, non quest'anno a vedere Milan, ma nel 2009 a vedere con dei miei amici il Genoa allo Slavia Praga. Ragazzi, ma è un gioiellino, è piccolo, ma è un gioiellino. C'è il parquet sul tetto. Cioè, stavi lì fuori, ti guardavi, ti prendevi la birra in due secondi, bevevi quanto volevi, proprio tutto bello pulito. Cioè, è un'altra cosa, ragazzi, bisogna cambiare. Ma grazie mille, buona Pasqua. Ciao ragazzi, buona Pasqua. Tra l'altro non vi ho detto che io mi sono imbucato a casa dei nostri ascoltatori Pasqua, vado a mangiare Pasqua, Pasquetta, eccetera, eccetera. ci sarebbero anche le parole di Gravina che io però non commenterò. Ecco, io voglio solo leggerle, posso solo dire dirle. Solo a Gaber, che dice: ma davvero continuate a parlare di Cerbi dopo le parole di Furlani? Abbiamo parlato delle parole di Furlani, ne stiamo parlando, non è colpa nostra se c'è questo nuovo... elemento fornito alla discussione da Cerbi, questo è, tant'è. Leo, Gravina ha detto una cosa molto gravina, ha detto, abbraccerò Acerbi. Per me il problema del calcio italiano parte da Gabriele Gravina, che è uno dei principali responsabili con queste dichiarazioni al limite del ridicolo, del fatiscenza del calcio italiano, e via via giù tutto il resto, perché questa storia qua dimostra come siamo indietro anni luce in tutte le cose e di come si sia fatto passare per santo Francesco Acerbi. All'estero, visto che tu 56-57 paesi nel mondo, quindi hai una visione anche negli altri paesi? Ma riprendo come un attimo anche una cosa che volevo dirti prima sul Maracanã. Il tifo lì è anche quello totalmente diverso rispetto a quello che siamo abituati noi. A parte che loro iniziano a cantare da fuori dallo stadio, cioè loro... canta tutto lo stadio da un'ora prima della partita a un'ora dopo. Noi cantiamo durante la partita e basta. Cioè, pre-partita al massimo c'è Pioli on fire, ma non è che... C'era. Quindi anche lì la differenza totale è proprio del tifo, che tifa proprio per i propri colori e per la propria squadra. E se uno sbaglia... Cioè, quindi tu dici, anche quando diciamo il nostro stadio è il più caldo del mondo, in realtà è il più caldo del... D'Italia. D'Italia sicuramente. D'Italia. Sì. Però, cioè... Anche se un giocatore del Flamengo sbagliava, ti giuro, non ho mai sentito nessuno. Vabbè, che lì parlano in portoghese, quindi magari non ho capito io. Però non ho mai sentito nessuno che si scandalizzava, lo insultava, urlava perché aveva sbagliato un passaggio. Continuava a cantare il coro, capito? Cioè, è proprio una concezione diversa di tifo. Di come noi si vive. Siamo molto più, come siamo comunque tutti gli italiani, non solo a San Siro, insomma. Però noi c'è uno che fa una cazzata, ma sei un coglione, capito? Siamo abituati. Allora, però, visto che stiamo parlando un sacco di viaggi, ragazzi, lo sapete, i nostri amici di AZ Viaggi, Morgan, vai con lo spot.
Sei pronto per partire con AZ Viaggi? AZ è un tour operator che porta in giro per il mondo viaggiatori da oltre 40 anni. Avete esigenze particolari? Siete un gruppetto di amici? Sei solo e hai voglia di viaggiare con un gruppo ristretto di viaggiatori? Massimo 20 persone? State scegliendo la meta per il vostro viaggio di nozze? Per questo ci siamo noi di AZ, perché tu scegli la destinazione e a tutto il resto, trasferimenti, coincidenze, biglietti e burocrazia, pensiamo noi. Non hai ancora scelto la meta per le tue prossime vacanze? Dai un'occhiata alle nostre proposte su www.azviaggiworld.it. Troverai tante idee e partenze programmate per tutto l'anno. Ma soprattutto, se sei un ascoltatore di Radio Rossonera, contattaci, perché abbiamo sconti e promozioni esclusive solo per te. Sei pronto per incominciare ad esplorare il mondo? Vi abbiamo messo il link in descrizione, in chat, dove consigli di andare, o meglio, dove sarà la tua prossima tappa anche? Allora, di quelle ultime quattro che ho visto c'era il Giappone, quindi ovviamente se riuscite ad andarci, soprattutto in primavera, è pazzesco. Prossima tappa Ciliegi. Sì. Adesso dicono per il riscaldamento climatico, quindi mi fido, hanno anticipato la fioritura, quindi non sono più ad aprile, ma già adesso fine marzo. Ma è come le viti, come l'uva, il caldo ovviamente, sì, il clima va a modificare la roba assurda. Io l'anno scorso ci sono andato. Io c'ho giardino fiorito da febbraio, ragazzi. Sì. Ci sono già le gemme degli alberi a febbraio. La cosa assurda è che i ciliegi però dopo 2 settimane cambiano colore, quindi il rosa che vedi degli alberi dura 2-3 settimane. Quindi io ci sono andato l'anno scorso a metà aprile in Giappone pensando di trovare tutto rosa. In verità i ciliegi erano già fioriti da fine marzo, quindi ho trovato che erano già spenti. Durano molto meno le ciliegie, perché è pieno di uccelli, almeno a casa mia io ho un ciliegio grosso. No, è una guerra, è una lotta con gli uccelli, com'è che si chiamano, gli scoiattoli. Se riesco ad assaggiare una ciliegia già sono fortunato. Invece però la prossima tappa dove andrai? Prossima grande tappa Zanzibar. Grande tappa, non so se ci sono stati lì, ci proverò ad andare. Vabbè sì, Zanzibar. Leo, intanto la bandiera di Zanzibar. Bandiera di Zanzibar, quasi impossibile. In verità è la stessa della Tanzania, perché dai, no, a parte che hai detto un'inesattezza che è fatta che come no, perché lui dice io so tutte, ne sai un botto, ma ogni volta ogni volta che capita una gliela chiedi non la sa, ma non è vero. L'ultima volta mi chiedi la Tanzania, cioè ci sta, però dacci un paese, il Togo. No, questo il è ancora Belize, più difficile. Il Belize, la Corea del Sud, facile. Vabbè, la Corea del Sud. Già tipo l'Honduras, lo sapete? Vabbè, sempre preparata. Bianca, blu e gialla? Può essere? Tre strisce orizzontali, blu, bianco, blu con 5 stelline in centro. È vero, Wesley dice: io la maglia della nazionale di Zanzibar. Non so perché, anch'io l'ho vista. La maglia della nazionale di Zanzibar. È della Tanzania, semmai. Zanzibar è un'isola della Tanzania. Esatto, non è uno stato. O è uno stato? No, dovrebbe essere uno stato. No, è considerata Tanzania. Sì, Poi magari magari autonomo, un po' come le nostre regioni che hanno la propria autonomia, ma dici che parlano a Zanzibar, parlano così, se vai a Zanzibar vogliono l'indipendenza dalla Tanzania, si sono chiusi in piazza San Marco in Tanzania, vabbè no Zanzibar dicono, vedi? Sì, ci ha provato. Vabbè, allora prenderò la maglietta della nazionale di Zanzibar se c'è. Vedi va bene, dai. Ragazzi, mancano 3 minuti, si gioca domani Fiorentina-Milan, io andrò a vederla a Firenze, tac, così. Sì, all'Artemio Franchi. Ciao, come ti chiami? Buongiorno ragazzi, ciao Leo, ciao Edo, e saluti a Mattia, sono Matteo da Bolzano. Ciao Matteo. Tutti Matteo oggi. Ciao Matteo. Ciao ragazzi. Bolzano sei stato? No. No, stavo chiedendo a Mattia, cioè è stato dall'altra parte del mondo, non è stato a Bolzano. No, le Dolomiti deve vedere, sono le montagne più belle del mondo, non perché sono qua vicino a casa mia, ma in effetti lo dicono tutti, vengono da tutto il mondo a vederle. Vero. Dici tutto. Allora, prima cosa, su Acerbi,
Lui ha fatto quello che ha fatto, gran bastardo comunque, per il gol. No, no, vero, no, per il gol. Se allora Juan Jesus non avesse segnato il gol, lui non l'avrebbe fatto. Ma quello. Non, lui, non lo possiamo, no, c'è sapere. Una, ma... c'è un, no, c'è un'immagine del gol, quella presa da fianco della porta, tipo la bandierina, dove praticamente Juan Jesus segna. E Acerbi ha una faccia incredibile, come dire, ma che traditore, ex interista che ci fa sto gol, eccetera eccetera. Lui non l'ha digerito il gol e ha cominciato a fare il coglione, a razzista eccetera. Primo. Seconda cosa, secondo me c'è troppo negativismo in giro fra noi rossoneri, a cominciare dal signor Menini. Io per esempio sono milanista da appena 59 anni, che vale come chi lo è da 10. Quando, come, scusa? No, dico che è uguale da chi ne ha semplicemente 10 in meno. È uguale, non è vero, perché noi abbiamo mangiato, vabbè, abbiamo, ma che mangiato tantissima merda. No, ma noi abbiamo mangiato, vabbè, ma cosa vuol dire però? E abbiamo alzato trofei quando c'è, cioè, della gente che non era ancora nata. Noi abbiamo alzato i trofei ancora con Rivera, con Prati, ragazzi, parliamo No, però quello 60. Che dice Leonardo è per forza, cioè chi è più vecchio per forza ha più anni di militanza alle spalle. Questa è una questione abbastanza matematica, appunto, ma non è che è più milanista di altri. No, no, ok, però secondo me appunto, cioè, le altre squadre, io ho amici che juventini, romanisti, interisti eccetera, la ragazza di mio figlio è interista. Loro non si permetterebbero mai di infangare così tanto contro la propria squadra. C'è proprio un fatto di cultura, non so come dire, è un amore. Cioè, allora, se facciamo caso, allora io sono milanista, giusto? E parlo male del Milan così. Allora, provo a immaginare, se io fossi una ragazza o una donna e parlo continuamente male della ragazza e della donna, che cacchio ci sto a fare insieme? No, però allora, no, però aspetta, infangare è una cosa, avere un'opinione è un'altra. Il fatto di essere milanisti non è che ti deve portare ad avere le fette di prosciutto davanti agli occhi e a credere agli assiomi in maniera, come si dice, come richiede la religione, ok, senza metterci della propria criticità. Io quindi questa cosa qui, sei milanista quindi devi sempre parlare bene in Milan, è una cazzata. No, parla bene, però c'è troppa merda sul Milan, te lo dico, guarda, gli interisti e i juventini, quando noi dicevamo tutto, non erano così contro la loro squadra, dicevano il Milan è più forte e cerchiamo di fare anche noi tutti. Però noi siamo troppo negativi, cioè guardiamo anche la virgola, abbiamo vinto il trofeo 2 anni fa e leggete la formazione, leggete la rosa del Milan, campione d'Italia del 2021-2022, cioè praticamente non c'è quasi più nessuno. Mentre gli altri, quando squadra si vince non si cambia, gli altri quando vincono lo scudetto ci tengono il 98% della rosa. Ti posso chiedere, perché sono le 14.01, è un argomento molto interessante, se ci richiami settimana prossima, magari un po' prima della fine della trasmissione, così almeno abbiamo il tempo di discutere, perché secondo me questa cosa è molto molto interessante. Tanto grazie per... Antonio e Mattia, mi raccomando, forza Milan anche da parte sua. Forza Milan, ciao. Ciao Matteo, ciao. Grazie. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Leo, ciao. Dai, controdeduzione, 30 secondi. Ma va bene, l'età anagrafica non vale un cazzo. Cazzo, rispetto si parla, è scaduto. No, sono in treno oggi. No, non vale nulla rispetto all'età anagrafica, rispetto al milanismo. Mi dispiace per chi ha visto Milan Cavese, ma non me ne frega nulla. Io ho visto la Banterera perché ho semplicemente 25 anni in meno. Non è una colpa, non significa essere meno milanisti. La seconda cosa. Anzi, getta... questo, io sono d'accordo con. Mi spiace per voi, ma hai ragione. Cioè, hai ragione. La questione del sparare, tra virgolette, come dite, come ha detto il nostro ascoltatore, merda sul Milan, è concettualmente sbagliato, perché non è gettare merda sul Milan, ma è abbiamo vinto 2 anni fa lo scudetto e ora sono passati 2 anni, io ho 2 anni in più, quindi vuol dire che vivrò 2 anni in meno la mia vita, e se per 2 anni abbiamo fatto pena o non abbiamo vinto nulla, mi girano le balle, proprio perché il Milan viene da quella tradizione lì. È un chiedere di più, non un sparare merda, è chiedere di più, perché io così non mi accontento. Poi, se noi siamo felici perché vinciamo, abbiamo vinto 7 Champions, allora ci sediamo qua, diciamo, che bello, abbiamo vinto 7 Champions. Ci accontentiamo dei ricordi e basta. Ma ti chiudi anche tu, che ti vedo anche te, bello. No, bello. No, sono completamente d'accordo, non possiamo accontentarci né di 2 anni fa, né dei ricordi di Ronaldinho, di Van Basten dell'epoca d'oro, cioè
va bene, c'è vogliamo stata. Vogliamo costruire ricordi nuovi. È possiamo sempre, chiuderla così? È sempre presente l'importante, non è, cioè il passato è passato ormai. Vogliamo chiuderla con nuovi ricordi. Che immagine poetica. Un saluto a Jack che mi chiedeva il saluto. Grazie per il like. Chi non ha ancora messo like, ovviamente mettete. Bravo Mattia, di sua sponte. Allora. Siamo alla fine di questa. Beh, buona Pasqua a tutti, ragazzi. Buona Pasqua, cioè, buona Pasquetta. Buona Pasqua. Cosa vai, grigli? A sì, sì, griglio, ma incredibilmente qua in Lombardia. Non, è più vero. Spoiler, non lo farai. Spoiler, ovviamente. No, porto ieri, l'ombrellone. Ieri grillo un TikTok di uno che mangiava proprio sotto l'acquazzone, proprio come se col piatto tutto bagnato. Ormai è così, raga. Avevo visto un meme, anzi, non è un meme, è proprio uno screenshot delle ultime 15 Pasquette. Quindi negli ultimi 15 anni ha fatto bello 2 anni, 2020, l'anno del 2021. Covid e l'anno dopo che comunque eravamo ancora chiusi, per il resto sempre pioggia, quindi non è neanche una questione di dire la legge di Murphy, è proprio la legge proprio del Signore ormai, esatto. È diventata, è così incredibile, veramente. Va bene, Mattia, torni a trovarci, ma dai. Sì, ma sì, 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 quando se sei in Italia. A sto punto, qua lo prometto, se trovo la maglietta dei Zanzibar, una ve la porto. Sì, sì, oh, sì, la, sì, la appendete qua nello studio. Tra l'altro, guarda, perché noi non diciamo cavolate, funziona tutto in tempo reale. Dalla chat mi dicono, Edo, guarda, la... non c'è niente di sconvolgente. No, no. Wesley che ci manda la foto. Eccola qua, sì, bella, 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 la prendo. Molto bella. Adidas addirittura. Adidas, esatto, bella, incredibile. Sì, sì, la prendo. Mi ricorda Adidas un po' addirittura delle... cosa vuoi, perché cosa vi aspettavate? Zanzibar, so, vabbè, so che in Italia ci abbiamo esatto. Salutiamo l'amministratore ciao, legato Umbro, di Umbro. Grazie. No, bella. Bella, bella. Mi ricorda quella del Chelsea di qualche anno fa, vero? Quella di Anelka. Sì, di bravo, Drogba, bravo. Malouda e Kalou. Malouda! Sì, 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 sì. Mamma mia. Va bene, dai, raga, siamo 14.05. Grazie a Morgan in regia. Grazie a Leonardo ciao a tutti, Menini. Ciao a tutti, grazie a Mattia D'Antoni. Grazie a voi, ragazzi. Come grazie a Daniele Sporchi, a Gianluca Docimo. Tutti voi, ragazzi, passate una buona Pasqua, una buona Pasquetta, se il Milan ce ne dà l'occasione domani. Noi ci rivediamo martedì qua con Leonardo Menini. Poi mercoledì vediamo se vediamo. Torno anche io. Ciao. Ciao a tutti. Kumho Tire, storico brand coreano nell'industria degli pneumatici, è un simbolo di innovazione e tecnologia avanzata al servizio di ogni automobilista. E non finisce qui. Kumho Tire è premium partner dell'AC Milan. Pneumatici per una guida sicura come Reinders e scattante come Pulisic. Quindi cosa aspetti? Chiedi al tuo gommista di fiducia o cerca il rivenditore più vicino a te sul sito www.kumhotire.it. Fai pubblicità su Radio Rossonera e raggiungi un pubblico di oltre 30 milioni di tifosi al mese tra dirette, social, podcast e news H24. Non solo la tradizionale pubblicità tabellare, ma campagne personalizzate. Dagli spot che realizziamo direttamente noi per i clienti, alle citazioni nel corso delle trasmissioni, fino alla pubblicazione di articoli redazionali dedicati sul sito e l'app di Radio Rossonera e all'attività di coinvolgimento sui social. Cosa aspetti? Entra a far parte della famiglia di Radio Rossonera e condividi la tua passione con milioni di tifosi come te. Per qualsiasi info scrivi a edoardo.maturo@radiorossonera.it. Radio Rossonera, la voce dei tifosi rossoneri. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press. Ci vediamo domani ancora, come tutti i giorni, ore 13. Per fare tanti gol.